Il paradiso delle signore 2, trama settima puntata, la rapina. Anticipazioni: il paradiso delle signore 2, settima puntata, la vacanza. Martedì 17 ottobre andrà in onda la settima puntata de Il paradiso delle signore 2. Sebbene non stia raggiungendo i record di ascolto della prima stagione, Il paradiso delle signore 2 mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori. Le atmosfere anni 50, i vestiti, le acconciature e, soprattutto, le vicende dei protagonisti della fiction appassionano i telespettatori di Rai 1. Pietro ha avuto la geniale idea di dar vita a un reparto maschile al paradiso, Teresa si è offerta di confezionare gli abiti. Corrado, dopo la vittoria all'Ascia o raddoppia, è diventato una star. Quinto e Letizia si sono scambiati un tenero bacio, ma la ragazza è molto confusa. Rockefeller vuole entrare in affari con Pietro. Rose tenta, invano, di far riappacificare Vittorio e Pietro. L'impresa riesce a Teresa. L'inaugurazione del reparto maschile al grande magazzino si rivela un successo. Un commesso omosessuale accusa Roberto di essere come lui. Al paradiso si svolge la settimana americana. Mori aspetta Rockefeller, ma al suo posto si presenta qualcun altro. Teresa promuove la vendita dei jeans e quando li indossa lascia tutti a bocca aperta. Rose è costretta a lasciare Milano. Con la crisi di Budapest e la paura di un nuovo conflitto mondiale nessuno esce di casa e i grandi magazzini rimangono vuoti. Il paradiso delle signore 2, settima puntata, la sconfitta di Corrado. Teresa non si dà per vinta e organizza dei punti di raccolta di abiti, denaro e sangue da inviare in Ungheria. Pietro è sempre più geloso di Vittorio. Il pubblicitario si rende conto che Teresa inizia a nutrire qualche dubbio sulla sua relazione con Pietro, che continua a lavorare a stretto contatto con Rose. Le anticipazioni della settima puntata de Il paradiso delle signore 2 svelano che, nel primo episodio intitolato Il paradiso perduto, mentre il negozio si prepara al Natale, Pietro propone a Teresa una vacanza per il ponte di Sant'Ambrogio. Ma i loro piani vengono rovinati da Rose, lei e Pietro devono partire per Roma perché sta arrivando Rockefeller. Nel secondo episodio de Il paradiso delle signore 2, Il sole del paradiso, qualcuno compie una rapina al grande magazzino. Appresa la notizia, Pietro si precipita a Milano. Intanto, Corrado, dopo la sconfitta all'Ascia o raddoppia, non ha il coraggio di ripresentarsi al lavoro. Andreina, alla prima della Scala della Aida, invita Vittorio nel palco riservato ai Mandelli. Dopo Teresa in crisi nella sesta puntata, tanti colpi di scena in arrivo nella settima puntata de Il paradiso delle signore 2 in onda martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 1.